Buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti, non buonasera, io sono ancora col fuso orario vecchio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti i ballingmaniaci. Buongiorno a tutti. Buongiorno cari iscritti. Allora, scusate la gaffe di prima, ma è l'emozione della diretta. Allora, oggi siamo, come preannunciato, con Claudio Iannetti dal suo negozio, che per l'argomento in principale è il metodo Zeovit, che è un metodo, insomma, molto diffuso di riproduzione batterica. E Claudio, giusto che tu mi pare che siano parecchi anni che hai in gestione le vasche con questo metodo, mi pare. Allora, diciamo che il metodo io lo utilizzo da privato da quando è nato, quindi da proprio gli albori dell'uscita del sistema Zeovit, quindi sono tanti, tanti, tanti anni, che poi ho riportato in tutti quanti i negozi dove ho lavorato, dove ho gestito, e diciamo che ho sempre venduto e sempre gestito tutte quante le vasche, sia private che dei negozi, con il sistema Zeovit, quindi lo conosco abbastanza bene. Quindi chi meglio di te sicuramente ci potrà illustrare per i neofiti, ma anche per chi come me ho cominciato da circa un mese questo metodo, perché anch'io voglio chiederti alcune cose, quindi questa live per me è molto Certo. importante anche dal punto di vista personale, quindi c'è sempre da imparare. Quindi ti faccio delle domande che sono più che altro per avere un quadro completo del sistema Zeovit. La prima domanda che ti faccio è: che cos'è Zeovit e cosa serve? Allora, diciamo che Zeovit nasce come sistema di gestione di una vasca. E diciamo che nasce come linee di prodotti che servono per un reef, quindi per la gestione di una vasca reef, che può essere da qualsiasi tipo di vasca, quindi da una gestione con coralli LPS e molli fino ad arrivare a un discorso di agropore. Perché spesso si sente questa diversificazione in cui Zeovit è soltanto per un discorso di agropore, assolutamente no. Zeovit si può applicare a qualsiasi tipo di gestione, quindi sia di una vasca più easy, quindi con molli ed LPS, sia di una vasca un po' più tecnica, che potrebbe essere quella del discorso di SPS, quindi di agropore, montivore e quant'altro. E diciamo che il Perfetto. sistema Zeovit nasce come una gestione di andare ad aumentare quello che è il sistema berlinese, quindi nasce su dei cardini che sono il sistema berlinese. Quindi con quel volume di rocce, quindi quello che sappiamo un po' tutti quanti, quindi il volume di rocce in base al litraggio della vasca, una forte schiumazione, una forte e adeguata illuminazione per avere tutto quanto quello che è una vasca che funziona bene. A questa si va ad applicare il sistema Zeovit, che diciamo viene composto da una serie di prodotti che vanno a interagire su quello che riguarda a livello batterico della vasca, quindi andando ad alimentare dei ceppi batterici determinati, e a quello che riguarda poi il discorso questo reattore di zeolite, quindi l'utilizzo della zeolite, che è un po' il cuore Certo. del sistema Zeovit. Ecco, prima quindi, scusa, Tramite vai pure avanti, la volevo zeolite, chiederti. praticamente questi batteri che vengono incrementati. Sì. Ah, ok. Volevo dirti, quindi, giusto che adesso poi passiamo all'occorrente, alla zeolite, tutto ai prodotti. Ma quindi funziona solo col berlinese? O anche funziona con un DSB, perché spesso ce lo chiedono gli iscritti, ci chiedono: ma io voglio usare Zeovit, ma ho un DSB. Funziona, dà problemi, insomma, ci sono dei rischi. Allora, si può tranquillamente utilizzare anche col DSB, nel senso che bisogna fare delle accortezze, quindi bisogna andare a vedere, perché comunque avendo una massa batterica che vive all'interno del DSB, bisogna andare a modificare alcune integrazioni che vengono fatte. Quindi alcuni prodotti, come per esempio a me mi trovo molto, diciamo, sulla gestione di abbassare quello che è, poi elencheremo tutti bene i prodotti, quello che è lo ZeoStart, che è un po' il prodotto un po' cardine di quello che poi è la gestione Zeovit. Quindi mi trovo spesso durante la gestione di Zeovit, quindi prodotti Zeovit applicati a un DSB,
di abbassare quello che è lo zero start, in modo tale di non portare un impoverimento a livello nutrizionale della vasca in maniera importante. È vero che l'azienda, se voi parlate con l'azienda direttamente, loro consigliano, come da guida, di applicarlo su un berlinese. Certo. Con un determinato numero di rocce e con un berlinese. La mia esperienza, sia personale, sia su tantissimi clienti, di applicare i prodotti Zeowit a un DSB con grandissimi e importanti risultati. Quindi è una cosa che noi abbiamo fatto tranquillamente, con vasche che sono durate anche 8-10 anni, senza nessun tipo di problema. C'è una vasca che è durata 12 anni con un'applicazione di DSB e Zeowit, quindi gestita 12 anni con Zeowit, senza nessun tipo di problematica, con un risultato grandioso, quindi si può fare senza problematiche. Il discorso è un po' quello che riguarda tutto lo Zeowit, che ci deve essere una crescita dell'acquariofilo che ha in mano dei prodotti molto molto buoni da utilizzare con delle nozioni tecniche che spesso mancano, applicate sia agli acquari in generale sia a tutti i prodotti. Quindi spesso gli acquariofili acquistano una linea dove non viene consigliata nella maniera giusta, dove non viene spiegata nella maniera giusta, e quindi tanti parametri, anche se c'è un servizio, che questo devo dirlo, di Corallo & Zuck, che viene fatto da Thomas Paul e Regina Paul, che sono incredibili, cioè chiunque acquariofilo gli scrive, loro rispondono tempestivamente, quindi sono molto molto... Però loro, gestendo tutto il mondo nella discorso Zeowit, è complicato, quindi devono essere poi i negozianti che vendono questa linea di spiegarla nella maniera giusta. Capito, quindi Zeowit alla fine è un sistema a riproduzione batterica che comunque serve alla vasca per poter girare in maniera corretta, perché almeno io quando ho cominciato, mi hanno sempre detto, quando fai cambi d'acqua metti dentro i batteri, giusto? Batteri classici, quindi quelli nelle fialette ad esempio, però non è la stessa cosa farlo con Zeowit, cioè parliamo di due mondi completamente diversi, tra il mettere i batteri classici ogni cambio d'acqua o una tantum, o fare proprio la riproduzione batterica con la zeolite in vasca, giusto? Cioè, allora, il concetto è, praticamente, il concetto di Zeowit è rendere un'acqua, diciamo, tramite questo incremento batterico esponenziale, che poi andrò chimicamente e biologicamente a spiegare, e diciamo si rende un'acqua oligotrofica di nutrienti inorganici, quindi ad opera di questa biomassa batterica, che comporta una reazione dei coralli che, non trovando più, quindi la zooxantella che mangia l'inorganico, non trovando più tanto di questi nutrienti all'interno dell'acqua, quindi si abbassa di quello che sono nitrati e fosfati, va a ricercare, per proteggersi dalla forte illuminazione, che è uno dei cardini che dicevamo prima di una vasca, va a ricercare quello che sono la costituzione di questi famosi pigmenti proteici che si chiamano cromoproteine. Quindi cosa fa? È quello il discorso del legame che c'è tra Zeowit, quindi questa riproduzione batterica, ed il colore, ecco, dei coralli, perché è una risposta che il corallo fa a questa condizione molto magra dell'acqua che si va a creare, in modo tale che lui comincia a costituire queste cromoproteine, e da lì si ha questa pigmentazione del corallo. Come avviene questa cosa? Avviene, diciamo, immettendo, in biologia si dicono idrocarburi, quindi si mette un composto all'interno dell'acqua che fa crescere in maniera esponenziale questa flora batterica, che sarebbero una flora batterica. Allora, praticamente l'acquario viene gestito da due flore batteriche, come spiegavo nell'altra live precedente, quindi che vengono classificate in autotrofi ed eterotrofi, quindi che vengono classificate in base a quello che è il loro stile e tipologia di alimentazione. Cosa succede? Che praticamente questi batteri vengono eterotrofi, vengono incrementati con l'azione di Zeowit, e loro iniziano a metabolizzare i nutrienti, quindi ad abbassare questi nutrienti. La stabilità, qual è la differenza rispetto alle fialette che ci davi prima, Marco, rispetto a Zeowit? Allora, innanzitutto è che lo Zeobac, che è il prodotto batterico, è molto più veloce perché contiene dei batteri proprio vivi all'interno, quindi è molto più veloce.
ed è soltanto una delle tre parti che riguardano quello che riguarda il batterio, perché cosa succede? Che lui è il ceppo batterio, poi noi abbiamo due differenti alimentazioni per quel ceppo, quindi abbiamo lo ZeoFood e lo ZeoStart, che vanno a completare quello che è la situazione batterica all'interno della vasca. Quindi diciamo che con Zeoit c'è un gestire più con una completezza diversa rispetto a... Poi non voglio fare paragoni con le altre aziende, però diciamo che c'è una completezza diversa rispetto a tante altre situazioni con questa gestione qui. E questa gestione porta praticamente questi batteri che vanno a lavorare sulla tutta la componente di PO4, NO2 ed NO3, abbassandoli. Ok, quindi... Perfetto, quindi praticamente usare Zeovit, almeno come sto facendo io, correggimi se sto facendo una cosa sbagliata, io sto utilizzando, perché non voglio diventare dipendente da 1000 prodotti, però sto usando Zeobac, Zeostart e Zeofood, con reattore di zeolite ovviamente, uso quei tre lì, quindi vanno bene se gestisco la vasca in quel modo. Sai Marco, la vasca va sempre vista su diversi parametri. Allora, il discorso è che tu quello che stai facendo tu in questa fase va bene. Cosa porterà questa tua fase? Porterà che la vasca necessiterà, quindi nel momento in cui questi tre parametri vanno a creare un'acqua, come dicevo prima, oligotrofica, quindi bassa in nutrienti, cercheranno cibo. Perché togliendogli le zooxantelle che non troveranno più da mangiare, il polipo stesso del corallo, quindi il stesso il corallo, cambierà la sua alimentazione da autotrofa a deterotrofa, quindi cercherà cibo da predare tramite i polipi. Cosa succede? Che tu in questa fase qui, quando arriverai a questa situazione, dovrai dar da mangiare alla vasca, e allora lì dovrai compensare quindi con l'alimentazione. Quello che io dico sempre quando si gestisce Zeoit è che non bisogna guardare la scheda come diktat generale, quindi che bisogna fare quello con cadenza, bisogna osservare la vasca. La cosa fondamentale è diventare osservatori di quello che sta capitando. Cosa succede? Che se tu parti con un sistema di riproduzione batterica, quindi mettendo ZeoStart, ZeoBac e ZeoFood, quindi creando quello che è una condizione dell'acqua, poi bisogna compensare quello che sono i deficit, quindi iniziare ad alimentarla se serve. Quello è il concetto, quindi se serve, e noi vediamo da alcuni parametri visivi sui coralli, quindi su un discorso di estroflessione, di colorazione, cominciamo a vedere tutte delle trasformazioni all'interno dell'acquario su determinate tipologie di coralli, e da lì dobbiamo capire quando comincia ad alimentare la vasca. Quindi si partirà, quindi nella parte tu che sei partito adesso con questi tre prodotti, dovrai per forza di cose a lungo andare ad abbinare altre cose all'interno della vasca, che possono essere anche altre marche, che possono essere altre cose. Io consiglio sempre Zeoit perché alla fine sono i prodotti che nel corso della mia vita professionale ho notato che sono quelli più puri, quelli che sporcano di meno, quelli che hanno, e quindi alla fine queste richieste della vasca le vado sempre nel 99% dei casi, nel 100% dei casi a soddisfare con i prodotti Zeoit. Ok. Questo è il concetto. Quindi tu adesso nel corso della tua vasca troverai queste esigenze e dovrai andarla a soddisfare. Questo comunque, perché io ho una vasca mista tra acropore, tra eufiglie, quindi ho un po' un misto, no? Però io già alimentavo la vasca sia con il classico polyplub, quello ad esempio in polvere da mischiare con acqua, ad esempio, e anche ovviamente con aminoacidi e con, adesso volevo, mi hanno consigliato il Power Grow della Coral Essential, che serve un attimino per, insomma, ho visto da amici che lo usano, che dà ottimi risultati. Tu intendi ottimi risultati tipo quella, poi nulla vieta che io intendo quella, tu considera che di base l'aminoacid, se si accitare poi i prodotti, aminoacid della Coral Zuc è in assoluto, contiene quasi 70 catene amminiche all'interno, è un prodotto incredibile quel risultato che ti dà sul quando devi utilizzare aminoacidi. Oppure c'è l'extra, quindi c'è nella versione normale e l'extra special. Lì, per esempio, è un prodotto, sempre un mix alimentare, che nel momento in cui viene dosato pigmenta, naturalmente nella maniera giusta, pigmenta i coralli in una maniera incredibile. Quindi diciamo che bisogna conoscerli. È arrivato anche Ciro. Ciao Ciro. Buongiorno, Ciro. Buongiorno a tutti. Ciao Claudio, ciao ragazzi. Buongiorno. Ok, quindi... Il discorso fila, è chiarissimo.
Ok. Ecco, adesso io vorrei che ci dici, appunto, visto che avevi anche a disposizione un Depliant, così come, cioè, cosa serve per cominciare il metodo Zeovit, quindi quali prodotti, quali accessori, tipo reattore di zeolite, giusto per dirne uno, certo, servono per avviare questo sistema? Allora, diciamo che i prodotti cardini iniziali sono che c'è poi la guida con la partenza in 14 giorni, sono Zeostart, Zeobuck, Zeofood, che dicevamo prima, e con la zeolite e lo sponge power. Allora, praticamente, utilizzando questi prodotti, quindi focalizziamo il caso un acquariofilo che sta in partenza, quindi una vasca nuova che deve partire, quindi con rocce buone, spurgate, quindi una partenza in un acquario. In 2 settimane noi possiamo ospitare coralli all'interno. Perché facendo questa cadenza con questi prodotti, quindi con Zeostart, Zeobuck e Zeofood, con la zeolite, si parte immediatamente su un equilibrio batterico che consente l'immissione già dopo 2 settimane di coralli all'interno. E questa è una partenza che noi abbiamo fatto su tantissime, su migliaia di vasche, e non abbiamo mai avuto problemi. Qual è la cosa? Nel momento in cui si creano quelle condizioni che sono ideali per l'immissione di coralli, dopo 2 settimane bisogna inserirli. Perché cosa succede? Che nel momento in cui si inseriscono i coralli si crea quel metabolismo di base, quindi loro mangiando iniziano a creare un metabolismo della vasca e da lì c'è tutto quanto un discorso di partenza. Allora, cosa succede? Lo Zeostart è un prodotto praticamente che viene dato, è quello che dicevo prima, per incrementare questi batteri. Chiedo scusa, quindi viene dato... Io mi metto sempre nei panni del neofito, dell'acquariofile, cioè, certo, aiuterebbe anche visivamente vedere il prodotto, cioè, perché la mente associa e memorizza, esatto, in modo che la gente memorizza, ecco, facciamola. Grazie, va bene, continua allora. Allora, scusami. C'è una differenza, adesso ho visto la cosa. Allora, praticamente, volevo spiegare anche questa cosa qui, la zeolite. Allora, la zeolite, tantissimi prodotti provati in commercio con la zeolite. Allora, innanzitutto Zeovit, quindi che è la zeolita della Corallen, è un prodotto che è certificato da loro, che loro utilizzano da tantissimo tempo, che non rilascia nessuna sostanza negativa. Detto questo, ha anche una tipologia particolare di pezzatura. Voi troverete praticamente che all'interno della busta ci sono 3 pezzature diverse, da fina, quindi molto fina, a media, grande. Cosa è questa cosa? Non è lo scarto che viene messo all'interno del prodotto. Allora, praticamente la dimensione della zeolite porta a una differenza di approvvigionamento e velocità di assimilazione di questa zeolite in base alla sua superficie. Quindi più è fina, più è veloce, più si satura. Media, quindi andiamo a fare un processo da piccolina a media a grande. Più è grande, più abbiamo una lentezza dei strati interni, essendo un ciottolo più grande, quindi c'è un'esigenza di metterla in questa maniera qui, quindi con queste 3 pezzature diverse. E quindi già questo fa capire come l'azienda studia su ogni prodotto che va a fare. E lo Zeobuck, anche come diciamo prima, sono ceppi batterici vivi, e quindi va tenuto assolutamente in frigo una volta che viene acquistato, ed aperto, e da lì si inizia, diciamo, quello che è l'immissione batterica con Zeobuck, che vanno questi batteri praticamente che girano all'interno dell'acqua, troveranno un substrato ideale all'interno della zeolite. Quindi la zeolite diventerà come una riserva batterica, dove all'interno di questa zeolite ci saranno tutti quanti dei processi di trasformazione batterica all'interno. Quindi cosa succede? Perché viene messa questa zeolite all'interno di uno zeofilter? Quindi il reattore di zeolite viene messa perché qualsiasi materiale che si chiamano media, che viene messo come filtrante all'interno della vasca, questi batteri lo saturano, quindi vanno a creare, si dice in biologia, un film batterico di rivestimento intorno a questi granelli di zeolite, che bloccano quello che è il passaggio dei nutrienti che stanno all'interno dell'acqua e anche i batteri stessi con la zeolite. Quindi cosa succede? Che questa zeolite viene ricoperta da questi batteri. Lì entra il gioco del scrollare la zeolite, quindi di muoverla all'interno del reattore di zeolite. Questo porta a un distacco di queste patine batteriche che si creano, fanno, diciamo, lavorare meglio la zeolite, e poi a lungo andare comportano una alimentazione. Questo è un parametro molto importante di Zeovit.
i coralli praticamente vanno a cibarsi di queste placche batteriche, di questo film batterico, di queste panne batteriche che si staccano e fanno da alimentazione poi successivamente ai coralli stessi. Questo è il motivo perché Zeowit ci dice di scrollare la zeolite, quindi di muovere la zeolite all'interno di un reattore di zeolite. Il movimento della zeolite comporta anche altri parametri, quindi noi di solito consigliamo anche su alcune vasche di muoverla di più, di muoverla di meno. Perché questa cosa? Ed in fase iniziale diciamo che la prassi normale in fase iniziale è di scrollarla due volte al giorno per 15 volte consecutive. Questo parametro va cambiato, o si può cambiare o si può lasciare anche così, in base a cosa? In base a un discorso, poi con l'inserimento dei coralli all'interno, naturalmente più scrolliamo la zeolite, più abbassiamo i nutrienti perché la zeolite lavorerà di più, meno la scrolliamo la zeolite e più diciamo che la vasca rimarrà con nutrienti, quindi se abbiamo una vasca molto magra dobbiamo diminuire quello che è il quantitativo di scrollare la zeolite. Ma questo è un passaggio che poi si vede successivamente, quindi diciamo che la partenza viene fatta, come dice l'azienda, come dice Paul, di smuoverla due volte al giorno, quindi mattina sera, con 15 volte consecutive, in modo tale da far lavorare la zeolite nella maniera giusta. Fatto ciò, praticamente passati i 14 giorni iniziali, si cominciano a mettere i coralli. Poi si comincia a mettere, quindi questi prodotti che si vedono in grafica è lo starter, è la partenza. Da lì poi si comincia a mettere coralli e quindi si inizia ad alimentare la vasca. E lì avviene si mette un altro prodotto che si chiama Coral Vitalizer, che è un prodotto eccezionale. Il Coral Vitalizer praticamente sarebbe un prodotto che fa da alimentazione ai coralli. E non so se Marco ha la grafica del Coral Vitalizer, così lo vediamo. Lo vado subito a cercare. Perfetto, un attimo. Perfetto. Così lo vediamo. Nel frattempo ricevo delle domande su Messenger, come al solito. Certo. Mi dicono, in altri lidi ci dicono che la zeolite bisogna cambiarle. Se così fosse, ogni quando e perché? Allora, la zeolite assolutamente va cambiata, essendo un minerale comunque alla fine poi si satura, come quello che riguarda il carbone, come quello che riguarda tutto quanto. Quindi cosa succede? Che all'interno, nel suo reticolato, succede che viene saturata, quindi dall'attività batterica. Allora si cambia proprio per questo motivo qua. Anche il tempo di cambio varia, Zeowit dice, dalle 6 alle 8 settimane, perché anche quello va visto, nel senso che se abbiamo una vasca che è molto magra, qui è sempre il discorso magro e grasso, io lo dico in base ai coralli, quindi non in partenza. Quando abbiamo soltanto rocce, questo discorso non è in partenza. Il discorso del cambio della zeolite, quindi guardare questi parametri, avviene quando abbiamo una vasca piena di coralli, quindi dobbiamo andare a vedere quello che sta succedendo e quello che sta capitando. Va considerato una cosa, che il cambio della zeolite porta una zeolite vergine, quindi una zeolite nuova, a lavorare in maniera più, tra virgolette, aggressiva, in maniera un po' più forte sulla vasca. Domanda, ogni 6-8 settimane se ne cambia una percentuale o totalmente? Allora, io faccio sempre, diciamo che ne lascio sempre un po' all'interno del reattore, quindi ne lascio sempre un pochino. Bisogna stare attenti a una cosa che è fondamentale: quando si toglie la zeolite non deve prendere aria, perché nei strati interni viene popolata, viene rotta. Prendere l'aria, quella zeolite va cambiata tutta, quindi bisogna stare attenti, se ne vogliamo. Claudio, devi ripetere l'ultimo concetto perché si era bloccata la linea, non abbiamo capito. Sì, allora la zeolite, questo è un parametro, una cosa fondamentale, la zeolite non deve mai prendere aria. Perfetto. Quindi nel momento in cui viene fatto un cambio e si lascia la zeolite all'interno, bisogna stare attenti a toglierla senza fargli prendere aria. Se il reattore di zeolite viene svuotato e tolto dall'acquario, quella zeolite va cambiata tutta. Quindi ottimo, diciamo che se si vuole lasciare un po' di zeolite all'interno, che noi lo facciamo perché i batteri che stanno all'interno, diciamo, vanno in piccola parte a popolare quella nuova, si può fare e non si può fare, non è un discorso che va fatto assolutamente, quindi si può anche cambiare tutta quanta. Tante persone dicono assolutamente va lasciata una parte di zeolite, non c'è un'esigenza fondamentale nel farlo, si può anche cambiare tutto, i batteri. Va considerato che con il sistema Zeowit il volume d'acqua della vasca è saturo di batteri, quindi saranno poi loro, tramite poi l'integrazione che viene fatta di Zeobac e Zeofood,
successiva, quindi per le due settimane successive dal cambio di zeolite, andare a ripristinare quello che sono tutta l'attività batterica all'interno. E il concetto fondamentale è che la zeolite non deve prendere aria, quindi nel momento in cui per cambiarla si fa prendere l'aria a tutto il volume di zeolite, va cambiata tutta quanta. Questo è una cosa fondamentale che bisogna assolutamente ricordarsi. E eravamo rimasti al Coral Vitalizer. Il Coral Vitalizer, diciamo che è un prodotto alimentare, che è il primo prodotto alimentare che si inserisce all'interno, e la particolarità di questo prodotto è che non sporca assolutamente, quindi non innalza PO4 ed NO3. Quindi è una fonte organica di cibo che viene predata e mangiata dai coralli senza sporcare, diciamo, in maniera eccessiva la vasca. Perché si utilizza in fase iniziale questo prodotto? Perché il metabolismo ancora, iniziando magari, uno non è che popola la vasca con saturando completamente quello che sono i coralli, quindi un acquariofilo inizia a comprare di volta in volta, piano piano, i coralli. Cosa succede? In questa fase qui iniziale bisogna stare attenti quando si dosa i prodotti, perché alimentari parlo, perché se viene dosato un prodotto in maniera eccessiva potrebbe innalzare quello che è l'inorganico della vasca, quindi innalzare il PO4 o l'NO3. In maniera eccessiva. Cosa succede? Che inizialmente io preferisco sempre dare in mano a un acquariofilo che sta in partenza il discorso Coral Vitalizer, perché so per certo che non mi saliranno gli scarti, quindi l'inorganico, non mi saliranno il PO4 o l'NO3 della vasca. A questo aggiungo sempre lo Sponge Power, che noi dosiamo anche in maniera iniziale, come dice poi la guida di 14 giorni, perché lo Sponge Power è un prodotto fondamentale per attivare quello che sono le spugne all'interno della vasca, quindi fa un processo anche di metabolismo che avvengono all'interno delle rocce vive con le spugne. Quindi anche lo Sponge Power è un prodotto che consiglio e che do a tutti quanti in maniera iniziale. E poi si iniziano a mettere anche quello che sono gli aminoacidi. Quindi non so se Marco ci trova anche la grafica degli aminoacidi che citavamo anche prima. Sì, sempre gli aminoacidi della linea coralle, giusto? Sempre della linea coralle, quindi gli aminoacidi, che anche quello è un prodotto fondamentale, molto molto buono, che va dato. E questa qui è tutta quanta la parte alimentare. Poi bisogna guardare, diciamo, misurando quello che sono poi tutti quanti i parametri, di volta in volta, quindi si inizia una goccia ogni 100 litri. Voi considerate che leggerete sempre sulle etichette di Zeuit che si può fare, lui lascia sempre un margine, quindi da 1 a 3 gocce, da 1 a 2 gocce ogni 100 litri. Questo è, c'è una frase che dice sempre, Zeuit praticamente è un sistema che va utilizzato da acquariofili esperti o qualcuno che ti consiglia quello che tu devi guardare, perché c'è questa differenza, quindi non c'è un discorso una goccia ogni 100, non è ferma questa cosa, perché i prodotti possono essere aumentati in base a quello che sono le condizioni della vasca, quindi si possono aumentare senza grosse problematiche, sempre con un discorso che di necessità, quindi è sempre quello che dicevo prima a Marco della sua vasca, è sempre la necessità che porta poi il dosaggio nel sistema Zeuit. Quindi diciamo che se io avrò nel corso della mia gestione della mia vasca l'esigenza di aumentare il Coral Vitalizer, lo potrò fare senza nessun tipo di problema, sempre rimanendo, naturalmente non bisogna mettere in mezza confezione, sempre rimanendo nell'una goccia, due gocce, tre gocce ogni 100 litri, quindi si può tranquillamente aumentare. Bisogna vedere una cosa poi fondamentale dei coralli. Quando i coralli poi, diciamo che ci sarà un momento che loro richiederanno ancora più cibo, bisogna andare a immettere quello che è quel cibo per farli colorare. Quindi si immetterà altri prodotti che sono per esempio l'extra special per andare a pigmentare la colorazione dei coralli, quindi quando la vasca sarà più magra all'interno. Poi diciamo che volevo aprire il discorso sugli oli di colore. Fatemi domande, interrompetemi sì, quando volete. Volevo farti una domanda che la metto anche a video, che ha fatto Gianni Sgembri, e dice che lui ha un reattore di zeolite automatico, che ce l'ho anch'io. E c'è scritto se pensi che sia in grado di lavorare bene, visto le dimensioni della zeolite della Corallen. No, io dico di sì, tranquillamente. Anche Corallen fa un modello che si smuove in automatico, quindi assolutamente sì. L'automatismo,
Allora, tutto ciò che è automatismo porta sempre ad affidarsi a quell'automatismo. Io dico a Gianni di guardare magari anche la sua vasca, nel senso che se la vasca di Gianni, io la conosco molto bene, è molto molto carica di coralli. Allora, che succede? Che lui dovrà anche andare a modificare, come dicevo prima, quell'automatismo nel caso in cui gli dovesse servire, quindi che i nutrienti dovessero rimanere un pochino più alti, perché magari si sta smagrendo un pochino troppo, e quindi magari va a diminuire quello che sono la quantità di movimento della zeolite. E quindi diciamo anche su quello va vista anche questa cosa qua, perché spesso l'automatismo porta ad abituarsi, esatto, a una condizione che però va vista, quindi di volta in volta bisogna comunque vedere. E sono l'osservazione, io dico sempre una cosa, con Zeoit bisogna osservare quello che succede, perché Zeoit è in assoluto la linea che più di tutte ti dà una differenza di settimana in settimana, e paradossalmente con alcuni prodotti che poi vi spiegherò prima, tra un po' mi dà anche di giorno, quindi nelle 24 ore noi cambiamo completamente quello che è poi un acquario. Quindi questa è un po' la cosa di Zeoit, e quindi bisogna essere grandi osservatori, ma un po' con tutti quanti gli acquari, con Zeoit magari in primis. Quindi Gianni, quello che consiglio a lui è di guardare la sua vasca e modificare quello che è il reattore automatico in base a quello che sono le esigenze, se ce ne saranno, da fare delle modifiche. E ad esempio, ecco, tu parlavi di smagrimento vasca, infatti io avevo letto dei post dove dicevano appunto: ho interrotto Zeovit perché mi smagrivano troppo la vasca. Ora, ma ha sbagliato lui in qualcosa, o è Zeoit che porta a smagrire la vasca se non usato in maniera appunto corretta? Allora, sono un po' della stessa cosa, nel senso che Zeoit non porta uno smagrimento della vasca, Zeoit porta utilizzare quello che sono questi ceppi batterici in maniera un pochino più forte. Quindi cosa succede? Ciao, se noi abbiamo... Ciao. Ciao, buongiorno. Se scusami, noi abbiamo... perdonatemi, ciao, devo... Una domanda, una risposta urgente, poi ti dirò il privato di chi si tratta. Comunque un'iscritta dice: caro Claudio, sei un bel ragazzo, taglio di capelli che questo taglio ti smagrisce il viso. Sarà Zeovit. è la fotocamera. Vabbè, allora assicuriamo a lui. Claudio Iannetti, comunque, oltre ad essere ben preparato, resta un bel ragazzo, e la fotocamera, ecco, che gli smagrisce. Sinceramente, anche a me mi dava questa impressione di questo smagrimento. Ti vedo un po' sciupato. Lo vogliamo un po' sciupato, no? Perché ti vogliamo bene. La prima cosa è la salute. È il troppo lavoro. Allora la possiamo rassicurare. Claudio sta bene. Sta bene, la fotocamera. La tranquillizziamo. Allora, dicevamo che praticamente dove eravamo? Stavamo parlando dello smagrimento. Allora, lo smagrimento è sempre il discorso inerente a una condizione. Quindi cosa abbiamo? Se noi abbiamo una vasca magra, dobbiamo cercare di ingrassarla, quindi dobbiamo comunque alimentare. Cosa succede? Tante persone non vengono consigliate nella maniera giusta, quindi cosa fanno? Acquistano i tre prodotti batterici, iniziano a dosarli, molto spesso iniziano su una vasca già attiva. Quindi una vasca che già coralli all'interno, e partono con un sistema Zeoit. Quindi loro applicare questi quattro prodotti, compresa la zeolite, la vasca. Cosa succede? Bisogna guardarla, la vasca, perché una cosa è partire con Zeoit, quindi una cosa è partire con la Corallen, e quindi c'è un discorso di andare a mettere quello che sono i prodotti su una vasca già attiva, e quindi c'è uno smagrimento superiore, quindi perché abbiamo quello che diciamo prima, un metabolismo dei coralli. Quindi essendoci un metabolismo dei coralli, cosa succede? Che se noi andiamo ad applicare questi prodotti senza osservare quello che succede, è normale che il tutto può smagrirsi. Quindi va regolato quello che sono i dosaggi dei prodotti in base alla vasca. Quindi sicuramente se abbiamo una vasca che già è attiva, una vasca che già sta su una quantità di metabolismo, quindi che già ha un suo abbassamento, che già mangia, e noi non andiamo a regolare questi prodotti col quantitativo della zeolite, con la quantitativa del ZeoStart e col quantitativo del ZeoFood, possiamo incorrere a questi smagrimenti eccessivi.
Questo è il problema di Zeuit. E lì subentra la figura, un po' di questa live che stiamo facendo, che è importantissima, e subentra la figura del negoziante, perché il negoziante deve conoscere, quando vende il prodotto, quello che sono, quella situazione determinata della vasca, e applicare, magari andare a determinare i dosaggi in base a quello che sono le condizioni in quel momento dell'acquario. Cosa che, per esempio, Thomas fa: se gli acquariofili gli scrivono, lui risponde che in base a quello che sono la vasca, lui va a consigliare, e vedrete che cambieranno magari alcuni dosaggi e cambieranno alcune cose in base a quello che è la condizione in quel determinato momento dell'acquario. Quindi spesso non c'è un discorso Zeuit smagrisce l'acqua. Spesso c'è un discorso di ho dosato troppo prodotto, ho messo troppo prodotto, ho sbagliato il momento in cui metterlo e ho portato il danno. Risolvibilissimo, perché non c'è un danno che succede, che muore tutto, come venivano detto con col discorso Zeuit, assolutamente. Quindi c'è uno smagrimento, bisogna osservarlo e bisogna andare a compensare quello che è quello smagrimento dell'acqua. Claudio, quindi... scusa, finisci pure, poi una domanda sì. A farti. No, volevo dirti, ma Zeuit, magari mi sbaglio io, perché avevo seguito un video dove parlava appunto che Zeuit suggerisce, ok berlinese, però di avere uno strato di sabbia viva. Ho capito male io oppure sto dicendo una cosa? No, diciamo che Zeuit, lui nel sistema ha la sua sabbia, quindi si mette la sabbia della Coralle Zucca, che crea comunque una riserva batterica all'interno. E la cosa particolare rispetto alle altre aziende è che Zeuit te la fa smuovere, quindi c'è un discorso di smuovere proprio questa sabbia in modo tale che va a creare anche quel concetto di batterioplancton che viene poi mangiato dai coralli, perché quando si smuove una sabbia, naturalmente non di SB, che ci sono strati anaerobi di batterici, viene smossa la sabbia, porta su quello che è l'alimentazione per la vasca, quindi anche quella lì è un discorso di mandare in soluzione delle riserve che stanno all'interno di questa sabbia e far mangiare i coralli. Quindi c'è anche un discorso da quel punto di vista di questa lì. Quindi diciamo che la sabbia viva si può mettere o come non si può mettere, quelli rientriamo nella casistica del DSB di prima, anche perché io la sabbia viva la metto solo nel DSB, non difficilmente vado a inserire uno strato di sabbia viva con pochi centimetri. Okay. Diciamo che quello lo faccio per un discorso, se piace la granulometria molto fina, quindi si utilizza quell'azienda, però non c'è diciamo una richiesta nel caso certo. In cui non è DSB di metterla assolutamente viva, su quello non serve. E ecco una domanda, ma è vero che posso usare i tre prodotti base, quindi Zeobac, Zeostart e Zeofood, senza il reattore di zeolite? Cioè, assolutamente sì. Sì, si può fare, si potrebbe fare, diciamo che si perde quello che è poi i vantaggi della zeolite. Quindi sia sullo smagrimento sia sull'alimentazione, quello che diciamo prima di questo plaque, di questo film batterico che si stacca e alimenta i coralli. Quindi diciamo che si perde una parte del sistema, però si può fare tranquillamente. Quindi si può senza problemi utilizzare Zeostart, Zeobac e Zeofood senza la zeolite. Quindi è una cosa che si può fare senza problemi. Ok. Quindi giusto per dare un'informazione più completa agli utenti, cioè se io ad esempio ti dico, tu mi parlavi prima, i tre prodotti base, quindi Zeobac sarebbe sono i ceppi batterici, giusto? Sono i ceppi batterici, sì. Zeofood e Zeostart sono un'alimentazione per i ceppi batterici, quindi con due formule diverse, quindi non sono assolutamente lo stesso prodotto. Sono due formule diverse, scusate che mi sposto, che si sta riempiendo il negozio, quindi mi sposto nel magazzino. E diciamo sono due formule diverse che quindi vanno a creare quel discorso batterico, quindi di completezza batterica su tutti i ceppi batterici che dicevamo prima. Bene. Quindi adesso io parlerei anche degli oligoelementi, perché poi è un cardine fondamentale quello degli oligoelementi, quindi di Zeuit. Allora, praticamente cosa succede? Che gli oligoelementi di Zeuit, vedrete una differenza rispetto a quasi tutte quante le altre aziende. Zeuit praticamente propone un singolo oligoelemento per ogni singolo, una serie di oligoelementi per ogni prodotto.
Quindi abbiamo il boro all'interno del B-Balance, il potassio all'interno del K-Balance e tutti poi fluoro, iodio e quant'altro. Cos'è? Perché questa cosa? Perché questa differenza? Quello che poi posso dare la mia teoria di questa scelta di Thomas Paul e Regina Paul, di creare, diciamo, sempre per un discorso di risposta a quello che notiamo. Quindi se noi abbiamo una situazione di vasca che necessita boro, e questo lo vediamo da alcuni parametri visivi che ci presentano, diciamo, i coralli, quindi abbiamo un smagrimento, abbiamo una perdita di colori, alcune tipologie di colori, che dosando il B-Balance andiamo a sistemare. E cosa anche con il K-Balance, quindi spesso il metabolismo un pochino più accelerato di questa pigmentazione che abbiamo su queste cromoproteine che dicevamo prima, abbassano quello che sono questi oligoelementi e quindi vanno ripristinati con ogni singolo oligoelemento, quindi si inserisce quello che è visivamente che manca alla vasca. Di base, di standard, noi facciamo sempre fare un ml ogni 100 litri, poi ci sono delle situazioni che andiamo a determinare in base a quello che vediamo con la vasca dei clienti o la nostra vasca, e quindi andiamo a aumentare anche questi dosaggi. Quindi in base a quello che ci serve andiamo a dosare all'interno ogni singolo oligoelemento. Cosa comporta questa cosa? Che se noi avessimo un mix, no? Un prodotto che contiene tutti gli oligoelementi, non possiamo andare a intervenire su quello che a noi serve, e quindi diciamo che siamo un pochino più bloccati da questo punto di vista. Quindi io sono delle situazioni in cui addirittura faccio mettere, considerate, 50 ml ogni 100 litri di B-Balance. Questi sono dei dosaggi che dopo tanti tanti anni andiamo su consigli naturalmente dell'azienda, andiamo ad andare a fare questi dosaggi molto molto importanti per andare a soddisfare quello che diciamo prima di queste richieste. E si vede immediatamente, nel momento in cui si fanno dei dosaggi si vede subito la differenza di colorazione, quindi anche nel breve tempo. Altri parametri molto importanti sono lo iodio. Notare lo iodio della Corallen è un prodotto eccezionale che non va a scurire i coralli come alcuni altri. Mi collega a un post che ho letto su Ballinmania in cui facevo i complimenti a Ciro su un prodotto farmaceutico che alcuni acquariofili consigliano di dare, quindi preso in farmacia che non cito, che ho notato che è vero che si risparmia parecchio, ma ho notato che porta uno scurimento dei coralli, cosa che invece non succede mai con il Jod Complex. Quindi si può dosare iodio tranquillamente nei dosaggi descritti senza nessun tipo di... quindi utilizzando tutto quello che sono i benefici dello iodio all'interno della vasca senza nessun tipo di scurimento sulle agropore. Quindi anche il Jod Complex come iodio è un prodotto che consiglio tantissimo, è un prodotto eccezionale. Quindi diciamo che tutta quanta la parte degli oligoelementi che viene dopo, quindi la parte batterica, quindi la parte alimentare, poi il corallo necessita di questa parte degli oligoelementi che andranno a consumare per la costituzione del corallite, quindi per la costituzione del suo scheletro e per la costituzione delle cromoproteine. Quindi in base a quello che vediamo, in base a quello che è la vasca e in base a quello che è il metodo, quindi dei prodotti consigliati come dosaggio, dobbiamo iniziare a interagire, a integrare questi prodotti. Ok, Marco, se avete domande, qualche domanda? No, chiedo scusa, parecchi che non riuscivano ad associare il nominativo di Claudio Piannetti al negoziante, quindi stiamo nella diascalia, Marco Carbone sta provvedendo a inserire la definizione completa del negozio di Roma, ed eventualmente se puoi anche mettere la strada, Marco, perché ripeto, parecchi iscritti dicono Claudio, ma chi è sto Claudio? Immaginiamo che sia un negoziante, ma dove si trova? Quindi non diamo per scontato le cose che noi sappiamo, medesimiamoci nei nostri iscritti che lo vedono parlare Claudio ma non riescono ad associare chi è Claudio e quale negoziante e dove si trova questo negozio. Grazie. Penso Marco io. Carboni, scusate. Perfetto. C'erano delle domande? Sì, Claudio, dimmi, ringrazio Marco. Per diciamo questa visione generale di Zeovit che hai appena fornito a tutti gli utenti. Ora, come sai, anche io uso il metodo Zeovit, mi trovo benissimo.
Quello che ti dico, quello che penso del metodo Zeovit, sono ottimi prodotti, molto concentrati, e che vanno saputi utilizzare, perché se diciamo vengono dosati a casaccio, forse apportano più effetti negativi che benefici. Quindi, a questo Marco ti dico però una cosa, perché va specificata: ogni prodotto di qualsiasi linea, certo, non ha soltanto Zeovit, se viene fatto male, anzi ci sono dei prodotti che non cito, che però hanno copiato Zeovit, pensando di aumentare anche i dosaggi, quindi di fare una cosa che io aumento perché allora è meglio di Zeovit, e fanno danni. Quindi diciamo che non è un discorso di Zeovit in generale. C'è di base una, tra virgolette, un'ignoranza biologica e chimica, perché non vengono trasferite tante nozioni, e quindi diciamo che tanti acquariofili vengono abbandonati e quindi si trovano su un discorso di dire leggo l'etichetta, doso, quindi anche mischiando linee diverse, anche cose, perché Zeovit ha portato tanti risultati positivi, perché ha creato un metodo dietro, che questo metodo tra virgolette inquadrava un pochino quello che riguarda gli acquariofili, quindi diceva fai questo perché io l'ho pensato così. Però anche questo è limitato, perché se voi considerate la diversità di qualsiasi vasca, che può essere anche un'illuminazione, se uno monta una idra a un determinato tipo di pigmentazione, ossidoriduzione, di variabili che cambiano all'interno della vasca rispetto a che monti le D5, quindi hai un LED, quindi smagrisce più la vasca per l'ossidoriduzione rispetto a una D5, quindi diciamo che è impossibile avere un metodo di base che può essere applicato a qualsiasi tipo d'acquario, e lì subentra la sapienza che bisogna indottrinare nell'acquariofilo da parte del negoziante e di Baggio. Io spezzo sempre una lancia a favore di Ciro e di tutti voi per Balling, perché è in assoluto il miglior gruppo dove si fa acquariofilia e dove si parla di acquariofilia, e quindi spezzo sempre una lancia a vostro favore. Quindi grazie a pagine come la vostra che si creano quello che sono le basi biologiche e chimiche per capire quello che si sta facendo all'interno della vasca e i processi che si osservano, perché sennò così da solo è difficile, capito? Quindi diciamo, certo, per ritornare al discorso, non è Zeovit utilizzata male, è tutti i prodotti dell'acquariofilia che, se utilizzati nella maniera sbagliata, perché non si sa quello che sta capitando all'interno di un acquario, possono portare delle problematiche. Sicuramente. Per terminare, Marco, scusa dell'interruzione, dimmi. Sono d'accordissimo con te, è quello che insomma che stavo andando a dire. Il fatto stesso che questi prodotti siano molto concentrati, a volte anche poche gocce fanno la differenza. Certo. Ecco un po' il concetto. Sicuramente vanno saputi dosare. Ora, l'unico appunto che io vedo di Zeovit è che sempre sui loro prodotti non danno una spiegazione, diciamo, esaustiva dell'effetto che ha il prodotto stesso. Cosa voglio dire con questo? Che molte volte mi scrivono sopra la classica boccetta nel datasheet del prodotto: promuove la colorazione oppure la crescita batterica, e quindi diciamo rimangono molto sul generale. Ecco, qui sta un po' la bravura del negoziante che consiglia. Perfetto. E anche dell'utente che deve capire quello che sta dosando. Quindi, volendo entrare un po' più diciamo nello specifico, un po' più nel dettaglio, ecco. E abbiamo visto che il sistema Zeovit, diciamo la base, è principalmente basato sulla riproduzione batterica. Ora, la zeolite stessa è un minerale, molto probabilmente è una miscela di zeoliti, però sono tantissimi tipi di zeolite, e quindi non andiamoci ad entrare troppo sulla tipologia della zeolite. Comunque, di natura la zeolite è un ottimo legante per l'ammoniaca. Quindi, diciamo che l'azione della zeolite è quella di catturare, intrappolare all'interno del suo reticolo l'ammoniaca. L'NH4. Esatto. Quindi questo poi, grazie anche alla porosità stessa della zeolite, che fa sì che si instauri all'interno un film batterico, come appena spiegato, si troverà quindi un ottimo supporto per la crescita, e anche la presenza, nel caso di batteri autotrofi, di cibo, quindi di ammonio, di ammoniaca, che permetteranno, diciamo, l'iniziare, l'instaurarsi del ciclo nitrificante dei batteri. Questo è un po', diciamo, il principio su cui si basa Zeovit.
Poi, quindi molto importante è anche la portata che noi diamo a questo reattore di zeolite, giusto? Assolutamente sì. Ecco, questo è un parametro che forse molti nostri utenti non sanno, ecco, gestire. Cosa ci puoi dire su questo? Allora, innanzitutto il quantitativo. Quindi Zeowit, come c'è scritto sull'etichetta, va utilizzato un pacco per 400 litri di acqua. Il passaggio della zeolite non deve essere né troppo forte né troppo lento, perché tutte e due le casistiche, quindi di sia velocità sia diminuzione, potrebbe portare una problematica. Noi di solito stanziamo montiamo delle pompe, diciamo, da 1200 litri nei reattori di zeolite, quello è il passaggio che noi consigliamo, quindi dagli 800 ai 1000 litri di passaggio d'acqua all'interno dei reattori di zeolite. Questa cosa naturalmente è sempre il solito discorso, quindi si parte così e poi si osserva, quindi anche il discorso del movimento di zeolite all'interno del reattore si può osservare e quindi andare a modificare. Di base è quello, quindi si fa un passaggio d'acqua di questa quantità qui, perché se no altrimenti potremmo avere delle problematiche se è troppo lenta o troppo veloce. Quindi il passaggio anche d'acqua è un altro elemento. Considerazione della massa di zeolite che andremo a mettere nel reattore, perché è tutto, diciamo così, parametrato anche in relazione alla quantità, perché se tengo un pacco per ogni 400 litri, va da sé che tengo un acquario di 150 litri, non metterò tutto il pacco. Sembra scontato, perfetto, però diciamole queste cose. Certo. Quindi la zeolite è fondamentale farla in base a quanto è il litraggio della vasca. Quindi diciamo che un pacco intero va a filtrare, come ci consiglia l'azienda, 400 litri d'acqua. Quindi se abbiamo una vasca da 100 litri, dobbiamo diminuire per forza quel quantitativo di zeolite. Naturalmente se abbiamo una vasca da 100 litri piena di coralli duri e andiamo a metterci un pacco intero di zeolite, avremo dei problemi importanti sulla vasca, quindi diciamo esatto. Bisogna fare molta attenzione al quantitativo e al litraggio di passaggio d'acqua. E poi diciamo che Zeowit non funziona come Zeowit funziona nella giusta, diciamo così, calibrazione praticamente di dosaggi, bisogna osservare per rimodulare, poi chiaramente sta ognuno di noi la libera scelta di dire no, io mi scoccio tutti i giorni a mettere boccette e boccettine. Però, ve lo dice uno che non la utilizza, però è un metodo che funziona. Quando andrò in pensione... Sì, ma di base, alla fine, uno io quando, lo utilizzerò, quando per Ciro, esempio, no? Certo. Quando, Ciro, tu vai a dare da mangiare i pesci, che poi quella è l'operazione, no? Uno gli dà da mangiare i pesci quotidianamente, io faccio sempre questo esempio, quotidianamente uno una volta al giorno va da mangiare i pesci. Alla fine, aggiungere quelle goccette all'interno, diciamo che uno lo fa contestualmente al dosaggio di cibo. Un'altra cosa fondamentale è una domanda che mi fanno. Comunque una marcia in più, con no, altri è hanno proprio un tocco di colore in più, questo lo posso garantire. Assolutamente. Quello che va detto è un'altra domanda che mi fanno spesso tutti quanti i clienti è di ma se parto in vacanza e non cambio la zeolite, non doso nulla, cosa succede? Non succede nulla, diciamo, non abbiamo nessun tipo di problema. Quando poi uno ritorna e ricomincia a fare i dosaggi nella maniera giusta, quello che potremmo avere è un discorso di avere una perdita magari di colore, quindi troveremo magari i coralli un pochino più scuri. Quando uno ritorna dalla vacanza, i 15 giorni, il mese di vacanza, allora uno ricomincia a dosare i prodotti e si riottengono i risultati che aveva prima di partire, quindi anche su quello non c'è nessun tipo di problema, si può tranquillamente. Vabbè, anche un po' di buon senso, magari la cambi prima di andare in vacanza al zeolite, se è prossima, oppure magari va leggermente sovradosare gli ultimi giorni, in modo che poi praticamente questo sovradosaggio dei componenti sia assorbito dai giorni in cui non va a dosare, cioè un po' pure, diciamo così, di intelletto, di applicazione dei sali in zucca. È santo Dio. Lì però sono tutte quante domande che poi ti fanno, quindi diciamo che bisogna sempre farci non ridere, perché poi io ne faccio altre. Claudio, scusa. Dimmi Marco. No, siccome quest'anno spero di andare in vacanza, speriamo di andare tutti in vacanza, sì. Ok? Io mi faccio 10 giorni di vacanza, no? E adesso sto cominciando Zeowit, perfetto. Ma è meglio quindi, come dice Ciro, dovrà sovradosare, quindi almeno... No, Ciro ha detto, aspetta Marco, scusami, Ciro ha detto una cosa della zeolite, quindi del cambio di zeolite. Non sovradosare, non si sovradosa mai.
No, io, no, no, veramente l'ho detto, però mi spiego meglio. Cioè, io prima di andare in vacanza cambio la zeolite rispetto a, lo anticipo un Perfetto. pochino, se la Anticipo un devo po' il cambiare. cambio. Però magari ho non sovraddosare, sembra una goccia, metto due gocce. Cioè, nel senso che volevo dire, cioè, cerco di, non lo so, magari prima di andare praticamente metto gli ultimi 2 o 3 giorni, magari metto, diciamo così, sopra, e questo era il mio modo No, di no, no, vedere, no, a questo è mio avviso, sbagliato, Ciro, cioè. perché sennò ci mettono tantissimi prodotti all'interno. No, bisogna fare le cose come si è sempre fatte, perché il Però la zeolite sovradosaggio la poi posso potrebbe. cambiare prima di andare in vacanza, Assolutamente però. sì, assolutamente così. Si anticipa il cambio, magari si fa il cambio di zeolite, il cambio del carbone prima di andare. Anche questo però va visto, nel senso che se si fa il cambio di zeolite e si parte da una vasca che è molto magra, allora se già la vasca è abbastanza tirata, perché io come acquariofilo ho voluto tirare, si fa il cambio di zeolite, non si può alimentare perché uno sta in vacanza, si potrebbero, e non osserva la vasca, potrebbero verificarsi delle situazioni. Quindi magari è tutta una cosa da vedere, quindi uno vede la vasca come sta in quella fase. Magari quello che io consiglio è di lasciare tutto com'è e poi dopo si riprende al ritorno e mai sovradosare i Claudio. prodotti perché dico do da mangiare di più perché poi me lo consumano. No, perché il Certo. metabolismo è giornaliero, quindi è una chiusura giornaliera della vasca e quindi non si può sovradosare un prodotto perché altrimenti quell'aumento di cibo che sta all'interno della vasca non viene metabolizzato dal sistema. È come una persona che va in palestra. Io faccio sempre ai clienti questo esempio della palestra. Allora, se tu consumi un tot di calorie perché fai un'attività fisica, non è che se mangi di più fai una riserva, se mangi di più aumenti quello rispetto a quello che bruci e quindi crei una problematica al tuo metabolismo. Quindi è quello lì il concetto. Ma se Claudio, per... Vai, vai, Nico. Vi... senti, per quanto riguarda l'uso del carbone, il Sì. cambio del carbone, la tempistica, la cadenza del cambio del carbone, per quanto riguarda il metodo Zeovit. Io lo faccio una volta al mese, quindi Quindi una una volta volta al mese 25 viene giorni fatto. viene Sì. sostituito il carbone. Sì, e il Perfetto. carbone è sempre presente, perché tanti acquariofili dicono no, il carbone non va messo, il carbone va sempre messo poco, perché il carbone va a assorbire, si dice adsorbire, un parametro, uno scarto metabolico che si chiamano fenoli, che sono quelli che rendono visivamente, se voi osservate magari le vasche, vedete l'acqua gialla, e quelli si chiamano i fenoli. Cosa succede? Che quelli vanno, uno, a schermare la luce, a bloccare alcuni processi all'interno della vasca, quindi a creare delle situazioni. Il carbone va sempre cambiato una volta al mese, sempre presente in poca parte. Poi bisogna aprire una parentesi sul carbone. Il carbone può essere un elemento da aggiungere alla vasca negativissimo, ma delle cose molto molto importanti nel caso in cui non è buono. Bisogna fare molta molta attenzione al carbone. Attenzione al carbone, sì. Sì, Al carbone, infatti. purtroppo No, no, mi il premeva dire carbone questa ci cosa sono perché perché uno. molti non sanno neanche, cioè o non lo utilizzano oppure lo lasciano in vasca più del tempo necessario e poi alla fine si fanno più danni che il resto. Ecco perché mi premeva chiederti questa cosa. Perfetto. Infatti. Quindi il carbone Corallen io lo consiglio, io vendo solo quello, vi dico la verità, perché il carbone Corallen è certificato che sia carbone eccezionale da tanti tanti anni, da tante tante analisi, e bisogna fare molta molta attenzione. Io ho trovato dei carboni, non vi dico sempre la marca, che sono andato a mettere un magnete all'interno del carbone e diciamo che Presenza di metalli. il carbone sale e si attacca al magnete, il che immaginate dentro a una vasca quello che può fare. Come no? Infatti, il carbone che consiglia Coralle, per quello della Coralle, è questo. È questo qui, che è Giusto? in È assoluto il super, carbone più migliore. sicuro, migliore, meno aggressivo, perché poi dipende anche dal carbone, va attivato su della. Praticamente il carbone si crea con dei processi di temperatura, quindi viene fatto con. Ci sono diverse tipologie di carbone. Il carbone da Corallen è un carbone che non è aggressivo, quindi viene immesso, lui lavora piano piano all'interno, non è un carbone aggressivo, fa un'azione di pulitura di quello che serve, quello che lui va ad assorbire. E senza nessun tipo di problematica alla vasca. Sì. Claudio, un'altra domanda ti vorrei porre. Per quanto riguarda, parliamo del carbone Corallen. Per quanto riguarda il discorso della preparazione e dell'inserimento in vasca, tu come procedi? Il lavaggio lo lavi con osmosi? Non lo so. Dici il tuo procedimento Allora, vi perché dico la molti verità, io lo sbagliano. faccio lavare.
Sì, io lo faccio lavare, diciamo, forse sono anche uno di quelli. Diciamo che lo faccio lavare con l'acqua di rete normale, quindi Ma non calda trovo o perché qualcuno quell'esigenza. parlava anche di acqua calda per quanto Assolutamente riguarda i sì, lavori. perché il carbone si attiva con il discorso della temperatura che dicevo prima con acqua calda. Perfetto. Quindi diciamo No, che perché sciacquandolo molti con acqua magari calda lui si attiva. queste piccole cose che sembrano stupide e non lo sono, molti non lo sanno, magari lo Certo. inseriscono e fanno, lo prendono e lo mettono direttamente. Naturalmente dosato per quanto è il litraggio della vasca, anche per questo, come la Certo. zeolite. Come la zeolite, quindi diciamo che una busta intera di questo che vediamo in foto che Marco ha messo la grafica, tratta 1.000 litri. Ok, Insomma, quindi un bisogna pacco tratta dividerlo in 1.000 base litri. al litraggio, esatto. Va Quindi bisogna benissimo, grazie. diminuire nel caso in cui il dosaggio è minore, No, sai, molta assolutamente. gente non pensa a queste cose, magari la dà per scontata, però visto che adesso Certo. stiamo parlando del carbone che tu sai giustamente vendi e le sue qualità, chiedo a te come tu inserisca il carbone all'interno delle tue vasche, perché è importante perché Certo. poi gli utenti magari molte volte non lo sanno, fanno dei procedimenti sbagliati. Claudio, Corretto. scusa se ti interrompo, ma Sì. quindi il carbone, ad esempio, io l'ho messo, siccome ho la Samp in Forex, l'ho messo in uno scompartimento dove l'acqua passa prima di arrivare allo skimmer, quindi passaggio forzato, e quindi ho fatto bene, va bene metterlo lì, consigli altre ubicazioni sul Ma carbone? diciamo che va bene, diciamo che non ci deve essere. Io ve lo sconsiglio, magari sono dei filtri a letto fluido, quindi mettere il carbone all'interno di un letto fluido. Io quello un po' lo sconsiglio perché se un Certo. passaggio forzato troppo forte, con un litraggio troppo forte, potrebbe portare, diciamo, a uno smagrimento. Più che altro l'azione, tra virgolette, negativa del carbone, delle tante positive che ha, è quella che sapete tutti quanti dello iodio. Quindi diciamo che un passaggio troppo forte potrebbe comunque andare a abbassare un po' lo iodio della vasca, cosa che non consiglio. Diciamo che messo dentro un passaggio abbastanza forzato, quindi con una paratia va bene con una calza appoggiato vicino alla Esatto. vasca. E quello che consiglio, quello che consiglia anche l'azienda, magari nel caso dei reattori Coral e Zucch, che sono quelli che io consiglio un po' a tutti quanti, di metterlo sopra la zeolite, perché il reattore della Coral ha proprio un vano dove metterlo sopra. Un'attenzione fondamentale che bisogna fare sul carbone è la calza dove si mette il carbone, perché alcune persone prendono delle calze che sono troppo fine, alcune aziende non guardano queste sottigliezze, sono troppo fine e vengono saturate sempre dal discorso batterico. E quindi succede che una calza fina, 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 poi il carbone non, dopo 3 giorni, paradossalmente, non c'è più passaggio di acqua all'interno del carbone, perché quella calza viene completamente saturata dai batteri, da questo film batterico. E quindi forse l'attenzione più di dove metterlo, tranne il discorso del letto fluido che sconsiglio, è l'attenzione alla calza dove viene immesso il carbone. Ad Quindi questo è esempio, fondamentale. che calze consigli tu? Con quali dimensioni? Considera, Marco, il massimo della grandezza per poi non far uscire il carbone. Quindi la calza più è Ok. larga, che trattenga naturalmente il carbone, è meglio Certo. è. Quindi quello è fondamentale che sia un discorso del genere. Perfetto. Ah, una cosa, un nostro membro dello staff mi chiedeva che non ha potuto partecipare alla live. Sì. Però mi ha girato una domanda ieri e io te la faccio come promesso. E in base alla colorazione, allo spalpimento dei coralli, se io ho una vasca Zeovit, ma qualcosa abbiamo già detto prima, devo integrare, come abbiamo visto prima, i prodotti che hai menzionato. Oppure, se ho una vasca senza Zeovit, come faccio ad arrivare più o meno, perché poi non si può arrivare alle colorazioni che si hanno usando Zeovit. Tu cosa consigli? Beh, tu usi Zeovit nelle tue vasche e lo sappiamo, però chi non lo usa, quali prodotti magari può usare per arrivare alla colorazione e allo spolipamento che si possono ottenere magari con Zeovit? Più che altro Allora, colorazione, perché diciamo spolipamento. colorazione, tutti i prodotti Zeovit si possono utilizzare in qualsiasi sistema, quindi questa è una cosa principale che io dico a tutti quanti, quindi dipende quello che è la sua vasca, quindi se lui probabilmente ha una vasca, quindi ha perso la colorazione, anche la colorazione va capita, nel senso che se ha una colorazione scura vuol dire che lui ha un tessuto zooxantellare, quindi sul corallo in maniera troppo importante, quindi bisogna regolare quello che è il tessuto zooxantellare. Se lui ha una vasca chiara, quindi con un acquario che è molto slavato come colorazione, vuol dire che è sceso i nutrienti, quindi il corallo non riesce a metabolizzare le cromoproteine perché non ha energia per farlo. Quindi in quel caso, magari in questa casistica qua, io consiglio tantissimo l'extra, perché
perché questa è una cosa fondamentale che io dico a tutti quanti. Quando una vasca è molto molto magra, non funziona che io do tantissimo cibo, allora la ingrasso, perché poi bisogna ricostruire quello che è un processo di energia all'interno del corallo che inizia a metabolizzare quello che io do. Quindi bisogna partire con un prodotto magari non in polvere, e in questo caso c'è l'extra, infatti sulla dicitura dell'etichetta c'è proprio scritto per vasche molto magre, che aiuta tantissimo la pigmentazione del corallo, quindi gli ridà quei cardini di energia che fa sì che il corallo comincia a metabolizzare, a crescere, a pigmentarsi, a estroflettere, a tutti fare questi parametri qui che servono poi alla salute del corallo. Perché anche okay. L'estroflessione bisogna guardarla, nel senso che una vasca che estroflette poco, molto chiara, è un discorso di abbassamento dei nutrienti, perché il corallo poi a quel punto non ha neanche più l'energia di tirare fuori i polipi, quindi non tirando fuori i polipi non mangia, e quindi si inizia tutto un processo di negatività che porta poi il tiraggio del corallo. Il tiraggio del corallo vuol dire la morte nella parte bassa, che è una cosa proprio che il corallo fa in natura, nel senso il corallo cosa fa? Avendo poca disponibilità di energia, di nutrienti e quant'altro, lascia morire la colonia nella parte bassa per preservare quella nuova. Questo è un discorso di sopravvivenza che il corallo fa, quindi quello è il tiraggio. Infatti io dico sempre una cosa, la vasca perfetta è quando c'è una crescita che si dice basale, quindi che il corallo, diciamo, che ha talmente tanta energia disponibile che fa la colata sulla basetta. Quindi esatto. Questo qui è un parametro che va osservato. Se si vede che i tessuti alla base del corallo sono molto retratti, molto depigmentati, quindi si comincia a vedere un malessere sui tessuti dalla parte bassa, è la prima avvisaglia che vuol dire che stiamo facendo qualcosa che non va e bisogna cambiare quello che stiamo facendo. Mi fa piacere, Claudio, vedere che punti molto sui prodotti che sto utilizzando, devo dire la verità. Un'altra domanda ti volevo fare. Noi considera, Marco, consigliamo quello che ci piace, nel senso consigliamo quello che utilizziamo e quello che possiamo consigliare, perché poi alla fine secondo me il ruolo del negoziante è proprio quello, cioè quello che conosciamo andiamo e consigliamo. Anch'io mi sto trovando bene con l'Extra Special, sto dosando un gran prodotto. Questo prodotto e sono fonti azotate che in caso di vasche molto magri sono assolutamente essenziali al corallo. E, un'altra domanda ti volevo fare. E anche vitaminiche, Marco, anche vitaminiche, non soltanto anche azotate, faccio un appunto, anche vitaminiche. Sì, sì, certo, è una miscela, chiaro. No. Sì. Una domanda, nel Depiant dove sono riportati tutti i prodotti Zeovit, sì. Ho visto che consigliano nel caso del Zeofood Plus una settimana al mese di alto dosaggio dello Zeofood Plus spegnendo il dosaggio dello Zeostart. Questo sì, lo consiglio. Allora, io diciamo che sospendere proprio lo Zeostart di punto in bianco non lo faccio mai, quindi io riduco quello che è il quantitativo, perché lo Zeostart è quello che regola in maniera più importante quello che sono l'alimentazione biologica per questi batteri. Quindi diciamo che lui preso e sospeso non va mai fatto, quindi si riduce un pochino il quantitativo. Questo poi è quello che, diciamo, la mia esperienza mi porta a vedere su tutte le vasche che abbiamo gestito. Questo per esempio è anche un altro parametro fondamentale del Zeostart. Nel caso in cui la vasca si sta smagrendo in maniera eccessiva, quindi vediamo tutti quei parametri che diciamo prima, di una mancanza di nutrienti, lo Zeostart si può ridurre. Quindi noi andiamo a ridurlo in modo tale che abbiamo meno attività di biomassa batterica che fa da competitor alimentare al metabolismo dei coralli, perché quello è anche una cosa che va vista, cioè questi batteri, questa massa batterica che viene incrementata a lungo andare diventa anche lei un fattore alimentare che quindi va contemplato nel famoso metabolismo che citavo prima, quindi in tutto quanto è l'interezza della vasca nel metabolismo bisogna capire anche quello. Quindi cosa succede? Che se noi vediamo una vasca molto magra e abbiamo delle situazioni che dobbiamo ingrassarla, andiamo a ridurre magari un pochino il quantitativo di Zeostart senza mai sospenderlo di botto, perché poi se si sospende di botto si potrebbe andare a creare situazioni poi di scompensi batterici e quindi non diciamo completamente non va mai sospeso. Claudio, scusami, volevo riprendere, mettere in focus la questione relativa all'estroflessione dei polipi di coralli e mi spiego perché mi sono
Pervenuto come al solito delle domande in privato, però volevo chiarificare alcuni aspetti dinamiche assieme a te e a tutto lo staff. Attenzione, certo, vi abbiamo sempre detto che quando un corallo estroflette in modo significativo, con ogni probabilità è sintomo che quel corallo ha fame. Quando non estroflette, praticamente non ha fame, ma non solo ha fame, non ha fame, vuol dire che probabilmente ha perso le energie vitali per poter estroflettere anche in una dinamica di fame. Mi spiego: se un povero Cristo allunga le mani perché vuole pane, però pane non ne riceva, prima o poi queste mani si abbasseranno perché non ha più la forza di tenere le mani, certo, e chiedere pane, pane. Cioè, quindi attenzione, non dobbiamo classificare in estroflessione corallo fame, in estroflessione corallo. Noi dobbiamo guardare le nostre vasche, cioè praticamente dobbiamo fare un'analisi in relazione al segmento di processo, perfetto, in cui si trova in quel momento la vasca. Non perché vogliamo distinguerci da alcuni professori, tutti gli altri distintivi, no? Capo, magari nel quadricolore in vasca, no? Parlo. Qua dobbiamo mettere in pratica, io quello che vi voglio insegnare da parte mia, no? È l'osservazione. Un'apertura mentale. Dettata da 44 anni di osservazione, chiaro o no? No, perché perfetto, io Claudio Iannetti lo ammiro moltissimo, perché lui, nonostante la sua giovanità, ha una base paurosa, e io lo riesco a seguire ed ammirare dai miei 44 anni di gestione. Io dal lato mio, no, non sono magari Marco Pace, non lo sarò mai, perché Marco Pace è un mostro sotto l'aspetto della conoscenza della chimica. Non sarò mai un grandissimo informatico come Marco Carbone, senza di lui non avremmo creato questo ben di Dio e che ci dà, diciamo così, un valore aggiunto. Non sarò mai un grande grafico come Nico De Mitri, però io tengo 44 anni di osservazione. A furia di combinare guai, ho imparato quello che va a fare. Cioè, alla fine, ragazzi, io vi dico solo questo. Potete anche non essere di Marco Paci, di Claudio Iannetti, di Nico De Mitri e Marco Carbone, ma se imparate a guardare quello che accade nella vasca e praticamente e capite il seguito da praticarsi, poi non avrete bisogno di nulla, che dovete imparare a guardare lo stato dei coralli e capire il seguito da praticare. Non esistono delle regole fisse, come giustamente dicevo e ribadivo con Claudio. Non vuol dire che coral spolipa non ha fame, no, può essere pure che fino a 15 giorni fa spolipava, però non gli abbiamo dato l'energia e non dare più forza e sta morendo. Chiaro, no? Scusatemi ragazzi, ma bisogna dare questi tocchi, come dire, queste informazioni spolipa, perché sennò alla fine sì, bisogna sconfessare dei dogmi, dico sempre. Bravo, io, perché uno fa io dico quello che la gente praticamente usati e ripetono a pappartelle, chiaro? Perfetto, sono tutte situazioni che vanno analizzate, magari non sanno manca la differenza fra un vermecane e un ish, e mo s'atteggio, non fermo nessuno, è chiaro? Voglio divertire, tengo una bella serie screenshot e li vado a smascherare a tutti questi professori, chiaro? No, a uno, ce n'ho per tutti, ce n'ho, s'atteggiano, mettono quattro curalli uno vicino a nato, fanno fotografie, ma mo sarà asciuta, chiaro no? Stiamo manco in fasce quando noi tenevamo gli acquari, chiaro no? Va bene, comunque la gente... Ma sì, ma guarda, sai Ciro, io dico una cosa, no? Ciao Massimo. Ciao Massimo. Io dico una cosa, perché inserire i coralli all'interno è facile, nel senso che io questa di tutti i negoziati. Fare quattro fotografie a mestiere è altrettanto facile, ma allevarli per 4, 5 anni, 7 anni, 8 anni e farlo diventare colore marzo è un discorso, chiaro o no? Sono gli anni che fanno la differenza. Fare fotografie è fatta. Perfetto. E comunque non è manco altrettanto facile discernere ai tuoi livelli e quello di Marco Paci. Poi ci stanno gente che in silenzio, eccolo uno, in fondo a sinistra, un certo Massimo Ramoncino, se mi sbaglio, io praticamente fa sfornaschede, diciamo così, agliosa, frutto di applicazione, di studio, portato.
sta sempre zitto, Rita, no. Poi ci sono le persone che mi danno la lezione di umiltà, perché io rispetto a te sono poca cosa, perché tu parli poco e bene, va bene così. Non voglio fare il mio show, ragazzi, è più forte di me. Va benissimo, va benissimo. Bisogna puntualizzare sempre quello che c'è da dire. Claudio, se mi permetti un'ultima domanda su un prodotto di cui non abbiamo parlato. Zeo Spur. Allora, cosa mi puoi dire? Perché è un'arma a doppio taglio, diciamo, e va saputo dosare sicuramente, e molti sospettano che contenga rame. Cosa mi dici di questo prodotto? Quello che contiene non lo so, perché non l'ho mai analizzato, quindi non posso dirlo. Però ti rispondo con una frase che mi ha detto Thomas in persona durante un Norimberga qualche anno fa, che mi dà il suo stand, che è la ciliegina sulla torta. Nel senso che se uno pensa di mettere lo Zeo Spur, che è un regolatore zooxantellare chimico, quindi che uno mette un qualcosa all'interno che va a regolare le zooxantelle, se uno pensa di fare con quello il colore dei coralli, è una cantonata incredibile. Cosa succede? Lo Zeo Spur va utilizzato in determinate situazioni, quindi dove noi abbiamo una vasca che inizia a stare bene, quindi a cercare di innescare quel processo di trasformare l'alimentazione da autotrofa, quindi tramite le zooxantelle, a eterotrofa sui polipi, e quindi di compensare quella mancanza zooxantellare con le cromoproteine, diciamo che ci viene in aiuto lo Zeo Spur. Quindi parliamo di un processo già innescato, quindi un processo che già è innescato dal corallo che sta talmente bene, con acqua talmente bene, che inizia a fare questa cosa. Lo Zeo Spur cosa fa? Porta una velocità, quindi porta come un intervento nostro di dire al corallo ti aiuto a pigmentare le cromoproteine, quindi a staccare quello che è il tessuto zooxantellare in eccesso, e quindi ti aiuto a trovare quelle condizioni per le quali poi tu creerai più colore all'interno del tuo tessuto. Quindi questo va inteso così, lo Zeo Spur. Se uno ha una vasca marrone e dice tutti i giorni doso Zeo Spur, ogni 7 giorni doso Zeo Spur e cerco di colorarla, non c'è niente di più sbagliato, perché a quel punto c'è anche l'eventualità di staccare quello che è l'alimentazione in quel momento per il corallo, quindi tramite le zooxantelle, e creare un danno nel tessuto del corallo. Quindi ci deve essere un momento in cui il corallo inizia a fare questo processo e noi lo aiutiamo con lo Zeo Spur. Esatto. Non si deve diventare schiavi dello Zeo Spur, perché lo Zeo Spur, una volta che il corallo capisce come lui deve alimentarsi, e noi gli spieghiamo al corallo, guarda, alimentati così, quindi ti do sempre da mangiare, tu troverai sempre la disponibilità per i tuoi polipi, tu cosa fai? Ti tolgo le zooxantelle perché non si possono formare avendo un'acqua comunque bassa di fosfato e di idrato, quindi cosa ti dico? Ti dico vai a pigmentarti. Una volta che questo processo è in azione, lo Zeo Spur non va più utilizzato, perché il corallo stesso che porta poi questo risultato, perché è lui stesso che deciderà di pigmentarsi, quindi creando le cromoproteine per proteggersi dalla luce. Poi qui bisognerà fare una live su tutto il concetto delle cromoproteine e l'alimentazione dei coralli. Ma questo lo faremo, Claudio. La potremo fare, la prossima parlare. La faremo. Un'oretta solo su quello. Solo su quello. Claudio, scusa, ma a questo punto, sì, se non avete altre domande, non so, Massimo, se volevi fare qualche domanda, magari... Io non so se l'hanno già fatta, però per l'utilizzo dello Zeovit, per chi non ha il metodo Zeovit, non so se è già stato spiegato questo. Assolutamente. Quindi per sì, dare Massimo, dicevo che qualsiasi prodotto può essere utilizzato, perché bisogna capire quello che il prodotto fa, valutare se c'è l'esigenza di quel prodotto e dosarlo assolutamente. Voi considerate che non c'è altro valori, diciamo che quando dosate il boro, quindi il B-Balance della Zeovit, troverete un incremento importantissimo. Adesso non voglio fare paragoni, perché sennò abbiamo un incremento fortissimo di boro, abbiamo un incremento fortissimo di fosfato. Quello che diceva prima Marco Paci, i prodotti della Zeovit sono molto concentrati. Quindi diciamo che se abbiamo un'esigenza, soddisfarla con i prodotti della linea Zeovit, diciamo che facciamo un risultato sia più veloce, sia più duraturo nel tempo che qualitativo. Sì, diciamo che l'unica, a mio avviso, l'unica pecca di Zeovit che non hai il modo di controllare quello che dosi, perché lì ci vuole tanta esperienza,
credo, perché comunque con gli ICP ti aiutano a dosare quello che c'è bisogno. Con lo Zeovit devi avere un occhio molto buono per poterlo fare. È corretto o meno, Claudio? Guarda Marco, io su questa cosa degli ICP sono un po' favorevole e contrario al contempo, nel senso che gli ICP spesso è un'applicazione matematica di di una chimica, sì, che viene presentata da un test con lo spettrofotometro, e quindi che però diciamo non è quello che poi osserviamo, non è quello che sono i coralli, non è proprio la matematica, quindi chimica, manca quello, addiziona quello perché ho il parametro nel mare che è quello. Non è, diciamo, certo, che se la vogliamo facile riparametrare con un esempio facile facile per i neofiti, è come guidare la macchina col cambio automatico con i test ICP, no? Di cui esatto. Qualcuno già fa il professore, no? C'è qualcuno che tiene il 100 euro in tasca e non ha, praticamente fai i test ICP ogni mese, quello che gli dicono è decimi, in relazione di quello va a togliere, va a mettere con i relativi diciamo così aggiunte di prodotti, e quella la cosiddetta gestione auto col cambio automatico. Chiaro, no, che con tutte le alchimie, che addirittura se la linea di mezzeria la stai andando a sinistra, quello ti rimette diciamo sulla tua carreggiata. Forse se invece chi la porta è manuale e che gli piace ogni tanto fare scalamento di marce, la diciamo così, la depraiare, eccetera, no? Ma sì, ma io consiglio gli ICP, scusa Ciro, di farli, assolutamente uno li fa, no. Allora la gente deve essere una conferma di quello che uno vede. Però certo. I test ICP ogni mese, no? Diciamo così, no. Anche la pelle di una vasca imponente, no? Una vasca di 1000 litri, 800 litri, che tende 10.000, 15.000 euro, corallo, c'è sta. Ma fai test ICP per una vasca di 150 litri come la mia, sarebbe una vergogna, una mortificazione per i miei anni di esperienza rimodularmi sui test ICP, che i test ICP li faccio proprio quando alla fine. Ma sì, ma uno vede una situazione che non va bene, vede una cosa che non va bene, fa. No, perché poi alla fine diventerebbe tutto costoso, fra balli, cioè questo. Però chi tiene, attenzione, chi tiene una vasca imponente dove ci stanno decine di migliaia di euro e vuole andare sul sicuro, praticamente non vuole fidarsi del suo occhiometro, o magari non lo tiene perché praticamente non tiene esperienza, allora fate i test ICP e andate sul sicuro. Ma la prova, la riprova è la mia. Di esperienza. È giusto farlo, ma il discorso è che non deve essere esatto, la riprova era la tua, mi manca quella, di solo quello. Bravo Massimo, bravo, ecco. La riprova è la mia, che io, come già ne avevo parlato con Claudio, io ho avuto dei problemi con la mia vasca due o tre mesi fa. Le acropore mi si bruciavano di sopra, non riuscivo a capire che cos'era. Filavano da morire. E esatto. Ho fatto gli test ICP, gli ICP mi hanno detto che era tutto a posto. Poi con l'aiuto di Claudio, che mi ha dato due o tre dritte, sospendi l'alimentazione, poi inizia a dosare boro e potassio. Abbiamo iniziato di nuovo con un'alimentazione solo con gli aminoacidi, e poi poco per volta abbiamo di nuovo reintegrato quello che era il tessuto del corallo. Ne sto uscendo perché comunque la vasca non è ancora al 100% adesso, però diciamo che con l'occhio, come si diceva prima, ti aiuta. Il discorso è che comunque il test ICP non ti può dare la certezza matematica di un problema rilevato in vasca, come ne ho avuto la riprova io. Della vasca, cioè l'ICP te la dà chimica, però esatto. Scambi metabolici biologici che avvengono nella vasca, l'ICP non ce li dà. Quindi non è che io ho un problema, faccio l'ICP e tutto a posto, come il caso di Massimo, vuol dire che va bene. Oddio, che cosa sta succedendo? No, bisogna sempre ragionare la vasca a 360 gradi. Allora a quel punto, per esempio, la situazione di Massimo era quella che parlavamo prima, che lui si collegasse, una vasca troppo magra, quindi era bloccato il metabolismo, e in quel caso abbiamo dovuto ricostruire tutto un processo di stabilità del corallo, in modo tale che l'abbiamo riportato in carreggiata, e questo l'abbiamo fatto con gli aminoacidi, con tutto quanto, una ricostruzione di quello che riguarda tutto il tessuto del corallo. Infatti Massimo aveva i colori molto molto chiari, quindi una vasca molto molto chiara, mancanza di estroflessione, addirittura filavano per uno stato di malessere.
e quindi abbiamo ricreato, riportato i coralli in carreggiata e da lì abbiamo ricostruito tutto quanto un metabolismo della vasca. Sono d'accordo. Se vogliamo fare un altro esempio, diciamo che i test ICP sono un pochino come una fotografia, mentre il video praticamente è la visione data dalla nostra osservazione, per vedere se la dinamica praticamente di crescita, cioè se i coralli, il trend è ascendendo o discendente rispetto alla dinamica di crescita, cioè se la vasca è una situazione di stasi oppure sta praticamente gira, non gira, cioè i test ICP ci dicono solo praticamente come il test della macchina, chi la mette praticamente i sensori, accende il programma e ti dice c'è il sensore, c'è questo, c'è quell'altro. Molto spesso però questi sensori non ci fanno individuare il problema reale. Il problema. Col suo orecchio dice aspetta, qua probabilmente questo rumore, la bronzina, non lo so, io sto facendo degli esempi, quindi alla fine è un frammisto praticamente di osservazione, certo, e di test ICP che però ribadisce, secondo me, se uno ha esperienza ne può fare a meno e utilizzare solo, diciamo, in casi estremi. Però se uno osserva la vasca, la conosce come le sue tasche e se la guarda tutti i giorni, praticamente si rende conto quando sta per succedere qualche cosa, perché la cosa è importante, certo, cercare di prevenire, perché quando già avvenuto è troppo tardi, cioè cercare di prevenire una dinamica negativa, chiaro, questo è quando. O almeno per esempio, perfetto, non lo so se avete notato, scusatemi e poi mi taccio, avete notato che durante l'anno ci sono due, tre, c'è cioè come se la vasca cambiasse marcia, praticamente in primavera, in inverno, come diciamo così, come stato di dinamica di crescita, anche se magari i parametri apparentemente sono gli stessi, no? È come se i coralli avvertissero il cambio della stagione, non lo so, questa è una cosa mia. Sì, diciamo che secondo me sono più trend batterici, Ciro, quindi dipende da quello. Sì, sono praticamente biomasse batteriche che crescono esponenzialmente, magari tolgono nutrienti ai coralli e quindi tu hai un abbassamento della crescita, oppure i batteri che diciamo lavorano di meno, è sempre tutto magari inerente alla schiumata. L'acquario è talmente tanti parametri che tu magari schiumi per una settimana più bagnato, quindi vai a togliere più batteri dall'acqua e quindi hai un surplus di nutrienti, quindi i coralli si pigmentano e crescono di più. Cioè il concetto è che bisogna conoscere tutte queste casistiche e quindi tutte queste variabili e andarle a applicare una con l'altra, e allora si costruisce. L'esperienza nostra come negozio viene paradossalmente da risolvere i problemi, quindi noi ragionando sui problemi che tutti i clienti poi ci portano e da lì andiamo a elaborare quello che poi sono le gestioni, quello che succede all'interno dell'acquario. Quindi l'acquario è un mix di un elemento vivo all'interno a 5 vetri e quindi nella sua interezza, quindi cosa succede? Che sono tutti quanti i parametri che poi bisogna andare ad azzeccare. Per ritornare al discorso Zeoit, è proprio quello la differenza perché utilizzo Zeoit, perché loro fanno tanti prodotti anche per risolvere i problemi, per citare il Ciano Clean, che è un prodotto eccezionale per i cianobatteri, la Balance, un prodotto rivoluzionario secondo me è lo Zeozim, che va a interagire proprio con degli enzimi batterici all'interno di queste masse batteriche, se sono troppe, se abbiamo problematiche particolari, quindi dobbiamo riequilibrare un po' tutto quanto la biologia della vasca, lo Zeozim, lo Zeolife, che è un prodotto filtrante per l'acqua, quindi fa un'azione di legante per alcuni parametri. Sono prodotti eccezionali. Bianca eccezionale che abbassa i fosfati di 0,8 ogni... Perfetto, quello sono due prodotti, che il primo è stata una rivoluzione secondo me, quindi che dove c'erano già altri prodotti in commercio anche 15 anni fa che avevano la stessa cosa che ha il Cora Snow, che volevamo citare all'interno. Cora Snow ha quintuplicato il quantitativo di quell'elemento, quindi Polla ha quintuplicato quello che è. Se voi vedete, non c'è un prodotto in commercio che ha cercato di rifarlo potente come il Cora Snow. Cora Snow nasce come un vettore, quindi Cora Snow è quello, non il Plus, poi il Plus è un altro prodotto ancora. Il Cora Snow nasce come vettore alimentare, vettore per gli oligoelementi, quindi qualsiasi cosa che viene dosata all'interno. Quindi cosa fa? Sono un mix di
calcio, magnesio, quindi è tutto quanto un mix all'interno che porta a una maggiore estropressione e un'eliminazione di alcuni componenti all'interno della vasca. Quello è un prodotto che utilizziamo tutte quante le sere. Io faccio mischiare tutto quanto il cibo per la vasca all'interno del Corasno, quindi mischiato all'interno del Corasno e dosato tutte quante le sere. L'intelligenza di Paul è stata poi utilizzare il Corasno insieme a un'altra molecola per l'abbattimento dei fosfati e nasce il Corasno Plus. Il Corasno esatto. Plus è un prodotto meraviglioso perché noi abbiamo delle situazioni in cui i fosfati sono molto alti e dobbiamo per forza andare a interagire. Su situazioni un po' più macroscopiche come un concetto di vasca che gira male, quindi abbiamo troppi fosfati all'interno, sempre non utilizzando le resine, quindi mentre praticamente c'è una domanda di Alessandra Cantiani. Attenzione, in sottoimpressione, scusate, sono arrivata tardi, avete già parlato di K-Balance. Premesso Alessandra che dopo praticamente sarà rivedibile dall'inizio alla fine tutta la live, siccome pure io sono entrato 15 minuti più tardi, chiedo a Marco Carbone se questa domanda è stata posta. Abbiamo qualcosa? Allora, rispondo subito se volete. Però sì, se la puoi aiutare. Il K-Balance è potassio. K-Balance è potassio, diciamo il potassio avviene all'interno della vasca, quindi attivando il potassio è un po' l'elemento principale, che è un macro elemento che deve stare a 400 mg il litro. Quindi cosa succede? Se abbiamo un potassio basso abbiamo tanti scambi intercellulari che vengono ridotti e quindi abbiamo un discorso di abbassamento di colorazione, abbassamento di tante situazioni che comunque il potassio ci porta. Quindi il K-Balance è un prodotto fondamentale come è il B-Balance da dosare all'interno della vasca e lì si deve dosare essendo un macro elemento a 400 mg il litro in maniera importante, quindi un ml ogni 100 litri tutti quanti i giorni. Noi questo lo facciamo dosare in questa maniera qua, quasi da subito, quindi si parte quasi da subito con il K-Balance e il B-Balance. Secondo me sono due elementi fondamentali, il boro e il potassio. Grazie Alessandra, grazie. Sentite ragazzi, io personalmente voglio dire questo, siccome oggi è sabato e lui il negozio è pieno ed è notevole, che ha lasciato tutti i clienti tutto, che mi stanno aspettando. Aspettando. Stiamo abusando un poco troppo, perché a questo nostro caro Claudio, praticamente, che va lodato perché rispetto a qualcun altro che c'ha sempre da fare, lui di sabato mattina ha lasciato tutto e ci ha dedicato i suoi livelli di attenzione. Grazie io Claudio. Grazie. Ringraziamo. Grazie a voi per il servizio. Non vorrei concedere perché oggi c'ha da fare il negozio pieno di clienti, è sabato mattina. Quindi Claudio, secondo me Ciro, è talmente importante quello che stiamo facendo che è veramente fondamentale, perché purtroppo da quello che ho riscontrato, poi unendomi diciamo alla famiglia di Balling, che ci sono tante situazioni in giro per Italia in cui non riescono proprio a gestire gli acquari spendendo tanti soldi. Io dico sempre che il nostro settore in Italia è così in deficit, tra virgolette, perché comunque è dovuto agli insuccessi. Quindi un servizio del genere per far avere successo a una vasca che gira, dove c'è dietro un investimento economico, di tempo e di passione, è fondamentale. Quindi è un ottimo servizio, sono contentissimo di parteciparvi. Vabbè, ma io voglio anche dire una cosa, che Claudio praticamente ha partecipato in privato, però mi sembra giusto praticamente darne risonanza anche in pubblico. Cioè, assolutamente. Claudio, allora, a parte il fatto che mi sembra che Claudio ricopra una figura di coordinatore, di presidente, non lo so, di commercianti, non lo so, una cosa del genere. Beh, in ogni caso, Claudio ha detto questo, dice, voi siete gli unici che non danno spazio ai pseudoproduttori artigianali di reattori di calcio, di zeolite, praticamente di dosometriche appezzottate, insomma tutta una serie di alchimie di cui non c'è rilascio di garanzia e di scontrini vari. Noi quando ogni volta, diceva Claudio, apriamo la serranda, già quando l'apriamo abbiamo una serie di tasse da pagare, dipendenti. Sì, ma al di là di questo, Ciro, secondo me
Guarda, Ciro, faccio un attimo una rettifica. Diciamo, al di là di questo, che poi è il discorso, è proprio di base che anche il privato che vende la dosometrica, cioè dietro una dosometrica, quello è un esempio che abbiamo fatto in privato io e te diverse volte, c'è tutto uno studio dietro un'azienda che comunque testa e tutto quanto. Quindi, ma non è la dosometrica in sé per sé venduta da un privato, è che mettere in mano, cioè diciamo che un acquario va spiegato bene, non è che io produco una dosometrica, vendo la dosometrica, cioè c'è tutto quanto un processo dietro che voi fate perfettamente, dove di nozioni, perché non è soltanto la vendita del prodotto, non è questo, è quello che noi facciamo poi qui in negozio da noi, nel senso noi prima di vendere un prodotto c'è una lezione, tra virgolette, prendono in giro allora, i clienti. Io faccio un altro discorso, detto anche dalle fiamme gialle che ho indossato con lui. Tu vuoi fare un dosometrico, devi pagare le tasse, devi avere un'azienda, non puoi fare un mestiere, magari faccio un esempio, sei sergente dell'esercito e poi magari fai skimmer, che tu scegli che puoi fare lì, o fai un mestiere o non fai o se lo puoi fare praticamente nei primi rispetti praticamente delle leggi dello Stato devi pagare le tasse, perché sta gente pagano le tasse e devono essere tutelati. Quindi non è possibile che magari faccio, per esempio, tengo un negozio di alimentari e poi per arrotondare faccio pure il dosometrico, non mi sta bene. Perché comunque in ogni caso, io secondo me, io devo avere uno scontrino e devo avere una garanzia. Perciò mi rivolgo a tutti voi. Voi potete risparmiare, non risparmiate niente. Perché se poi vi si rompe una dosometrica di queste che poi avete risparmiato, quella vi sta piaciuta. Che garanzia avete? Mi dà una garanzia di 2 anni. Certo. Ma pure anche per una sorta di etica, non dicevi, questo non è il pane e la pasta, no? Che magari dice io per necessità l'ho comprato, questo è un hobby, certo. Cerchiamo di avere una certa deontologia, perché poi se un Claudio Iannetti che dispensa consigli e riesce a discernere il corretto utilizzo delle varie tipologie dei prodotti con Allen, che praticamente non aiutiamo anche diciamo così a acquistare dei prodotti e sua volta acquistato presso delle aziende che a loro volta pagano il tasso e te ne dipendere, che era un sistema va in default, capite? No, allora non dobbiamo fare predicatori e razzolare male, dobbiamo dare il buon esempio, un esempio che dà Ballichimania, non danno spazio a queste persone, chiaro? No, noi siamo l'unico gruppo che non dà spazio a queste persone e siamo definiti nazisti, non lo so più che ne noi siamo persone per bene, chiaro? No, che abbiamo una rettitudine e rispetto di questa gente. Poi che chi ci ama ci segue e chi non ci ama se ne può anche andare altrove, perché noi abbiamo dei e delle linee di principio, chiaro? No, certo. E possiamo guardare tutti dall'alto verso il basso, punto, perché noi siamo noi e gli altri sono altri e va bene così. Con questa chiusura vi saluto prima che vengo picchiato dai clienti che sono in attesa. Grazie a tutti. Grazie Claudio. Grazie a tutti. Grazie del tempo. Ciao a tutti. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao Claudio.